Allora, buonasera, da un po' che non facciamo un bel video sui profumini, scusate. Sono tutto in total grey stasera, calzoncino, canottierino, tutto grigio. E questo cuscino, quanto è bello, l'ho preso qualche giorno fa in un negozio che vende tutte cose di arredamento, cioè no arredamento, le cose, come si dice, materasse. Coprimaterasso, lenzuola, federe, tutte queste cose qua, stanza da letto, tende e quant'altro, e mi sono accaparrato questo cuscino con tutte queste sgrinze, con tutti questi, non lo so come dire, mi piace un sacco, sembra una ruota, oh, mi piace un sacco, ci dormo insieme, è troppo bellino, vabbè, lo userò come poggia profumi. Allora, oggi stasera vi volevo parlare di 5 profumi che mi piacciono molto ultimamente, nonostante magari la stagione che può essere consona o meno, ma però alla fine chi se ne, cioè nel senso uno usa quello che gli pare e che gli piace, cioè nel senso vedete che sono in compagnia della mia cara Eucalia, vedete che qua, che ormai è la mia fedele compagna di vita, di stanza, no vabbè, perché la tengo in stanza questa. Allora, 5 profumini che mi piacciono un sacco in questo periodo. Allora, partiamo con lui. Questo è stato un acquisto che ho fatto un parecchio tempo fa. L'ho trovato in un negozio. È un profumo fuori produzione ed è Dolce & Gabbana L'Eau de One. Allora, sapete che era uscito il profumo The One Eau de Toilette? Bene, questa sarebbe l'Eau de Toilette del The One, però boh, praticamente hanno fatto L'Eau de One, poi The One Eau de Parfum e l'Essence, e poi mo hanno, tempo fa, un anno fa, 2 hanno rifatto The One Eau de Toilette. Quindi secondo me non è che sia molto differente dall'Eau de Toilette dell'attuale profumo. Scusate se guardo in giro, ma c'è rumore. Allora, questo ha la classica boccetta del The One, però con la scritta sotto in bianco e il tappo color argento. Ecco, è un ottimo profumo. Mi piace un sacco, veramente tanto, perché non so, è più delicato chiaramente del The One, sinceramente, però, oh madonna, devo rispolzarlo. Che buono che è più delicato, è sempre vanigliato, però rimane più freschino, più morbido, mi piace. E niente, è un 50 ml, adesso non mi ricordo cosa le ho dato per questo profumo, però insomma non l'ho pagato tantissimo, era appunto un ultimo pezzo, quindi non so, gli avrò dato 35 € forse per questo 50 ml, una roba del genere. Comunque mi sta piacendo un sacco, è veramente delicato, è fresco, lo trovo meno invernale del classico The One, Madonna le tette, che cazzo. E mi piace. Poi vediamo un po'. Un altro profumo che sto tornando a essere fuori di testa totale è questo, che io possiedo anche l'Eau de Parfum. Scusate se, ma devo controllare. Sentite che si sente il rumore delle campane. Allora, è il Mizuko di Guerlain. Questo qui è l'Eau de Toilette, che sinceramente per quanto mi riguarda può anche bastare, nel senso io ho l'Eau de Parfum, ma essendo già così strong, così buono l'Eau de Toilette, vedete, Eau de Toilette di Mizuko, questo è un 50 ml. Allora, sinceramente questo profumo non lo uso solo in inverno, mi è piaciuto usarlo anche in primavera, è sicuramente un profumo veramente veramente vintage, veramente io amo, adoro. È uno di quei profumi che probabilmente la maggior parte della gente che non ama questa, cioè, potrebbe detestare. Io, ad esempio, questo genere di profumi non lo adoravo prima. Ho dovuto un po', farmi il naso in questi ultimi anni e capire certe fragranze. Ecco, questo io l'ho amato, lo sto amando, perché, non lo so, c'è dentro qualcosa che non saprei neanch'io. Cioè, Mizuko, mamma mia, che buono. Dicono che è un Sipra, è uno dei primi Sipra orientali. Ho detto una cazzata? Mi sembra che fosse il primo Sipra.
Mamma ragazzi, com'è buono, com'è secco come profumo, lo adoro, lo amo proprio perché è secchissimo. Anche se dentro la nota di pesca, ma che io sinceramente non riesco a sentircela bene. Cioè, è secchissimo questo profumo, lo amo. Poi io ci sento qualcosa di pepato, magari mi sbaglio, ma non riesco a capire. Comunque mi piace, mi attira, mi piace un sacco Mezzucco, è veramente buono. Profumo, vuol dire Mezzucco, in giapponese vuol dire mistero. Però mi tira da matti questo profumo, mi tira. Ah, mi piace annusarlo, mi piace star qui, chiudere gli occhi come faccio con tutti i profumi. È buono, mi piace tanto tanto, lo so che sembro un rincoglionito, però mi piace, mi piace, mi piace. Mi piace da matti. Qualche giorno fa l'ho usato anche se faceva un po' caldo, perché comunque qui ultimamente col meteo vedete che non è molto attendibile, un giorno è così, un giorno cos'ha, però avevo voglia di metterlo, l'ho messo, non faceva freschino, sinceramente, però c'avevo voglia, l'ho messo. Mi piace da morire, poi passiamo a un altro amore, amore infinito, amore infinito, amore infinito, che anche questo non è una fragranza sicuramente adatta al momento, ma io ragazzi, che cazzo vi devo dire? Mi piace, mi piace. Di chi parliamo? Montal, e parliamo di Vanilla Cake. Questo profumo è stato il mio primo Montal. E che dire, cioè questo, tra l'altro questo ha un episodio sfigatissimo, povero Cristo, sto profumo, perché quando mi è arrivato ho preso in mano con tutto l'entusiasmo, che bello, praticamente mi è caduto per terra il sacchettino e praticamente l'ho gibollato nello stesso momento in cui mi è arrivato, quindi guardate, cioè la sfiga, vabbè. Comunque, grazie a Dio non si è né forato né niente, una piccola ammaccatura. Ragazzi, che dire, no, questo me lo devo spruzzare perché lo amo. Cioè, se Mizuko lo amo, questo è vero che sono cose completamente diverse che non c'entrano niente, però. Questo profumo. Allora, cioè, ragazzi, io non so come dire, ma questo profumo a me, a me Mino si dice, quando l'ho preso la prima volta, questo profumo, quando l'ho provato, inizialmente ho detto boh, non so, ma però boh, forse ha qualcosa che mi manda fuori di testa, ci sento questa nota di caramello, questa nota latte, questa nota fresca, quant'altro che mi manda completamente fuori di testa. Sulla mia pelle io ritengo stia bene, poi non so agli altri se faccio venire la nausea, però io ce lo sento bene. È un profumo che piace, di solito l'ho fatto sentire alle colleghe, l'ho fatto sentire ad altri, l'ho fatto sentire ad Andre, l'ho fatto sentire un po' a tutti, piace. Non lo ritengono nauseabondo, nonostante sia un bel gourmand di quelli dolci dolci, però ad esempio, c'è un profumo che a me non piace di Montal, che sinceramente ho il sample ma non andrei mai a comprare, è il, come si chiama? Sweet Vanilla. Cioè, sinceramente ragazzi, se voi sentite Sweet Vanilla, a me ricorda, mi dispiace dirlo, l'Arbre Magique alla vaniglia di Arbre Magique. Cioè, allora, per sapere di Arbre Magique mi vado a prendere l'alberello, me lo spalmo addosso. Cioè, sinceramente, spendere 120 euro per un profumo di Montal che mi ricorda l'odore dell'Arbre Magique, mi dispiace, però no, non è per me. Mentre questo comunque è sempre un bel gourmand, è vanigliato, si sente questa nota lattea, è molto caldo, sembra veramente l'odore di un pasticcino, però insieme a questa nota non lo so, ci sento anche della mandorla forse, non riesco a capire. È fantastico, io lo amo, lo amo, lo amo, e sicuramente questo qua quando finisce sarà uno dei miei top che, cioè, che devo avere assolutamente perché cioè, mi piace da impazzire, non
non posso più farne a meno perché rispetto anche a chocolate grady che ho, ma questo è questo chocolate grady è chocolate grady, nel senso che questo qua è proprio il top per me. Il chocolate grady invece, ad esempio, mi ha un po' deluso perché non è, cioè mi piace, ma non è proprio nelle mie corde totali. Poi chiaramente me lo tengo. Poi possono fare i layering con questi profumi, quindi si possono stratificare, mixare e per carità. Comunque, questo qua per me è top. Vanilla Cake di Montale. Andiamo avanti con il quarto. Allora, il quarto è un profumo che io ho acquistato poiché è fuori produzione e ho voluto acquistarlo. Ed è il Black Opium, la Nuit Blanche di Black Opium. Allora, opla, cos'è che ho volato giù? Taccheggio, scusate. Allora, questo profumo, allora, diciamo, avendo anche il Black Opium classico, questo con la differenza che ha il tappino argentato, neanche argentato, quasi un color oro rosa. Forse neanche argentato, rosato, boh, chiamatelo come volete, e ha questi glitter sopra che spiccano molto più sull'argentato rispetto a quelli del Black Opium che sono neri, come se fossero tutti dei glitterini neri. Ecco, e il Juice è anche più chiaro rispetto a quello del Black Opium. Mi vedete? Vabbè, basta, vado dove c'è le cagate. Allora, questo qua, l'unica differenza che ci sento proprio leggermente è che è un po' meno dolce, per il resto, cioè, tanti dicono che è tutta un'altra cosa, che cambia. A me piace molto, mi piace molto perché mi piace molto anche il Black Opium, no? Però io l'avevo preso perché mi hanno detto che è una cosa così diversa, che, cioè, tanti dicono che è diverso, ma a me sembra molto simile. Ma poiché a me piace il Black Opium e ho iniziato a usare questo, volevo inserire anche lui. Mi piace molto sinceramente la boccetta così, più con questi glitter più sull'argentato, questo tappo mi piace molto di più, la confezione così esteticamente parlando come colori. Ma mi spruzzo anche lui. Sì, io ci sento anche in questo profumo qua una nota di miele che non so se ci sia, però come impatto è più soft rispetto al Black Opium, mentre il Black Opium è un po' più invadente, un po' più strong. Questo è un pochino smorzato, un po' più non so come dire, però è buono, cioè non posso dire niente, lo sto usando, mi piace, quindi l'ho voluto inserire in questi 5 profumi. È molto, io lo trovo elegante, ecco, profumo elegante, più delicato, dolce ma non stucchevole. Ci sento anche il fiore d'arancio pure. E non so, comunque buono, mi piace assolutamente. Niente da dire. Mi piace e quindi lo si usa. Chiaramente lo uso veramente col contagocce perché ho paura di finirli, cioè io li compro con il terrore di finirli, quindi ahimè, sono un po' fuori di testa, che vi devo dire. Poi passiamo a The Last Fragrance, che è un profumo che ho acquistato molto recentemente. Questo qua è stato il penultimo, mi sembra, e l'ultimo è proprio lui. Perché? Narciso Rodriguez Eau de Parfum Rouge. Perché lui? Perché un giorno ero al lavoro e vedo una mia collega che saluta questa signora e mentre passa questa signora sento una scia fantastica di profumo e gli ho detto no, io mi vergogno troppo a chiedere che profumo su, mi vergogno un po' andare a fare la faccia da culo, ma che profumo su, che profumo su. Mi fa, ah, io l'ho chiesto, sì, tra l'altro la conosceva anche e mi dice, scusate, problemi, è cascato il video, ho dovuto rifarne un altro ora. Mi dicevo, e le chiede, ah sì, ha il cubotto. E faccio, eh sì, il cubotto rosso di Narciso. Ragazzi, il cubotto rosso di Narciso, parliamone. A parte che bellino il piccolino, guardate qua. Tin, tin. Cioè, un profumo. Adesso mi spruzzo anche lui, tanto qua c'è quello, la Madonna.
metterò sulla mano. Ragazzi, è fantastico. Io di Narciso... Raga, per dirvi che sta facendo il pazzo sto cazzo di telefono, non ha più memoria, niente. Volevo dirvi che questo profumo è spaziale, è un floreale, è per me quasi erotico, delicato, buono, una scia pazzesca, però è veramente, veramente top. L'ho acquistato perché non ho potuto farne a meno dall'impulsività di doverlo acquistare. Questa cosa irrefrenabile di doverlo assolutamente avere, ed è qui ora tra le mie mani. E quindi niente, questo qui è acquisto top, bellissimo, mi piace un sacco la confezione rossa. Tra l'altro è uscito già quello nuovo che si chiama Ambre, o Narciso, o Ambre, o de Parfum. Devo... cioè, veramente in realtà l'ho già sentito, non devo farmi balenare per la testa di andarlo a acquistare, perché veramente non posso, anzi, anche perché c'è già un altro acquisto di Montal che voglio fare, che non so quando potrò e come farò, ma lo vorrò. E quindi basta, potrei stare profumi, cazzo. Vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video e buonanotte a tutti.